Il film a coppia con Nicola Ruggero, Radio Pico, che ho perso di vista. Purtroppo, ma... E questo è il parco, non è altro. Gesti fondamentali dell'uomo. È bellissimo andare a vedere nell'atletica il fatto che insieme ai paesi noti come gli Stati Uniti, la Russia, i paesi, principali paesi europei, l'Australia, ci siano realtà di paesi molto poveri, penso all'Etiopia, penso al Kenya, paesi molto piccoli come quelli caraibici, paesi che si fatica addirittura a collocare sulla carta geografica, che però sono in grado di produrre dei grandi campioni. E quindi il fatto che tutti possono fare atletica diventa lo sport che più facilmente si collega alle vicende umane. Ci sono delle storie meravigliose dietro gli atleti che noi vediamo in pista o sulle pedane, ed è il modo poi di andare a capire la storia non solo di questo individuo ma di un popolo, la situazione sociale, i diritti civili e tutto questo diventa il fascino dello sport, in particolare dell'atletica. E hai detto che lo sport e l'atletica possono essere uno strumento per andare oltre, al di là di ogni divisione, di qualsiasi tipo, anche etnica. Sì, perché guarda, lo sport ha questo vantaggio. Quando un atleta fa un grande gesto, che sia il calciare bene un pallone, o correre forte, o nuotare rapido, o fare una grande esibizione sul ring, diventa immediatamente l'atleta di tutti. Cioè, se io vedo gareggiare Bolt, se vedo giocare Michael Jordan o Leo Messi, non mi chiedo da dove vengono, se sono del mio paese o di un altro paese o qual è la loro storia. Mi viene da dire che bel gesto, che cosa grande che mi ha regalato. E quando tu rifletti su questo dici: ma perché io dovrei essere in inimicizia con magari un paese che produce un campione di questo tipo? Me lo voglio tenere caro, perché io comunque ho godimento nell'assistere alle sue imprese. Lo sport trasmette essenzialmente bellezza, trasmette amicizia, non ci sono nemici, ci sono al massimo avversari, e secondo me questa è la grande magia che lo sport sa dare. Infine, possono essere queste Olimpiadi, ma Olimpiadi o magari anche gli europei che stanno terminando, uno strumento per porre fine per un determinato periodo di tempo alle controversie che caratterizzano? La speranza è sempre quella. Io credo che sarà difficile, e in passato è stato anche difficile, quasi sempre purtroppo poi l'irrazionalità da parte di chi ha il comando e ha i mandi del mondo si è imposta. Però dall'Olimpiade, dallo sport arrivano sempre invece dei gesti bellissimi, delle situazioni che dovrebbero maggiormente far riflettere chi deve prendere delle decisioni. Se qualcuno ha idea di dividere il mondo, invece lo sport trasmette sempre un grande sentimento di unione tra i popoli, tra i ragazzi, tra i paesi. E se dessimo più retta allo sport e capendo lo sport, secondo me ci sarebbero molti meno problemi sulla terra. Grazie. Grazie.